Siamo con Giovanni Merudo, allenatore della Lanteri di Sassari, dei giovanissimi, venuti qui a Bosa per il torneo Città di Bosa. Insomma, una bella vetrina di calcio giovanile al termine di una stagione che vi ha visto, insomma, protagonisti del campionato regionale e conquistare la salvezza, quello che era il vostro obiettivo, no? Sì, l'obiettivo della società era mantenere la categoria. Sono abbastanza soddisfatto perché l'abbiamo ottenuto giocando a calcio, cosa che purtroppo ho potuto constatare, che pochissime squadre nel campionato regionale giocano a calcio. Molti badano al risultato dimenticando che siamo in un settore giovanile, che quindi invece la prima cosa importante è insegnare a giocare a calcio ai ragazzi, e quindi lasciarli anche liberi di giocare la palla e di non sempre palle lunghe come ho potuto vedere. Sì, siamo qua, abbiamo fatto due buonissime partite ieri col Fertilia e stamattina con l'Atletico Bosa. Oggi abbiamo finito male, ma mancavano alcuni ragazzi, che però insomma possiamo ritenerci soddisfatti. Ecco, secondo te questo discorso del calcio, diciamo, più palleggiato, della ricerca del gioco, dipende da che cosa? Dagli allenatori, dalle società, sì, che vogliono i risultati? Da che... Allora, diciamo che dipende dalle società e anche, purtroppo devo dirlo, da moltissimi allenatori e istruttori che si fanno condizionare, che pensano un torneo vinto è molto più importante di far crescere invece 18 ragazzi in un settore giovanile, cioè questo è il problema. È una, purtroppo in Italia è un problema di cultura, una cultura. Infatti adesso sembra che anche dall'alto, dalla federazione, con i Nesti di Sacchi, stia cambiando qualcosa effettivamente, perché anche a livello di settore professionistico, prima gli italiani andavano a vincere i tornei, adesso stanno imparando a crescere i ragazzi, perché nel settore giovanile l'importante è saper giocare. Noi partiamo, certo, sempre con la palla da dietro al portiere, mai lanci lunghi, perché un ragazzo deve imparare a giocare a calcio. Assolutamente. Ecco, che società hai trovato arrivando alla Lanteri, insomma, in questo campionato regionale? Che ambiente hai trovato? Ho trovato un ambiente che mi ha lasciato lavorare molto, in modo molto sereno e tranquillo. Credevano nel mio modo di giocare, di lavorare, e sono rimasti molto soddisfatti del gioco della squadra, della crescita dei ragazzi. Non ci hanno mai pressato quando inizialmente le cose non andavano bene, perché i ragazzi dovevano insomma metabolizzare un certo tipo di gioco. Giocare la palla non è facile, molto più facile ci vuole molta più pazienza, certo, ci vuole molto più impegno negli allenamenti, molta più costanza, e quindi devo dire che ho trovato un ottimo ambiente e delle persone che credono in un progetto, che stanno cercando di, appunto, di migliorare la società, e assolutamente mi hanno lasciato lavorare in modo molto tranquillo, a me e al mio collaboratore De Palmas. Ecco, parliamo un po' del girone, sì, del campionato regionale. Secondo te la classifica finale rispecchia valori delle squadre, cioè Fertilia, Torres 2000, insomma, sono quelle che poi meritavano di andare avanti? Dovrei ripetermi, perché la Torres 2000, per il potenziale che aveva, a mio modo di vedere, a mio parere personale, poteva, diciamo, esprimere un gioco migliore. Qualche volta, cioè, spesso anche loro giocavano a non rischiare, pensare più a non prenderle, e poi si affidavano alle qualità dei singoli. Dovevano giocare un po' più di squadra. Il Fertilia non gioca di squadra assolutamente, non hanno un gioco, cercano solo il 10, giocano a lanci lunghi sul 10 e tutti barricati dietro, perlomeno questo è un mio parere personale, certo. Non è che io sono il Vangelo e quindi gli altri, però credo che in un settore giovanile non sia il modo più adatto per giocare. Ho visto che giocava la palla in Maddalena, il Latte Dolce, altre squadre, Littiri in alcune circostanze, però troppo poco secondo me per un settore giovanile, troppo poco, troppo condizionati dai risultati, e questo non va bene, perché i ragazzi non crescono, non, certo, crescono, certo, assolutamente. I ragazzi hanno paura di giocare a palla, non puoi sentire in una partita l'allenatore che continua a dire buttala, non rischiare, lancia, cioè non esiste in un settore giovanile. Assolutamente. Se andiamo a giocare in prima squadra, là, il discorso cambia, ma il settore giovanile non deve essere così. Perché ti chiedo, a questo punto tu preferisci rimanere con i giovanissimi o con gli allievi, visto che sono due categorie molto diverse, no? Magari negli allievi si possono fare anche certe cose in allenamento, si può, sì, fare un salto di qualità dal punto di vista anche del movimento in campo. Diciamo che sicuramente
allenerò anche l'anno prossimo nel settore giovanile, però ancora non so se avrò i giovanissimi o gli allievi, questo è ancora da valutare. Certo. Ancora un altro anno di settore giovanile sicuramente lo farò, poi non so se saranno giovanissimi o allievi, ancora è da valutare. Il tempo ce lo dirà. Sì, sì, il tempo ce lo dirà. Benissimo, noi ringraziamo Giovanni Venuto, ovviamente complimenti per questa salvezza, insomma, con la Lanteri, una piccola realtà della città di Sassari che comunque si fa valere insieme alle grandi Monserrato e Latte Dolce, ovviamente, e dimostra che una volta che, insomma, si può fare calcio anche magari non avendo strutture come quelle di altre società. No, infatti, questa è una delle problematiche che voi avete, però siete riusciti comunque a conservare il vostro posto sia con gli allievi che con i giovanissimi. Sì, esatto. L'obiettivo della società è sempre cercare di far meglio, non è facile, però insomma ci troviamo. Certo. Grazie ancora Giovanni Merud. Grazie a voi per l'opportunità. Vi faccio i complimenti per il sito perché è veramente completo e dà spazio a tutte le squadre, soprattutto al calcio del settore giovanile. Grazie. Grazie a te. Grazie.